ringraziare gli studenti dell'Università di Greccio che sono qui con noi, la presidenza, un segno importante di vicinanza al movimento sindacale da parte degli studenti. E su questo lavoreremo perché, insomma, per consolidare anche un rapporto all'interno dell'università con il mondo accademico e il mondo dei lavoratori dell'università, già sono la categoria FDC, da questo punto di vista, dato che danno lo sanno ogni giorno, noi vorremmo arricchire il contributo. Ringrazio anche tanti lavoratori che sono presenti qui, i delegati che parleranno. Vorrei ringraziare la stampa per essere presenti e attenti alle nostre iniziative, oggi che diciamo non è un bel giorno per quello che è successo ieri in Parlamento rispetto al blitz subito sul decreto sulla intercettazione sulla libertà di stampa. Credo che insomma debba arrivare la vicinanza del nostro sindacato ai giornalisti, al mondo della stampa, soprattutto in questa terra, nella quale insomma avvertiamo la necessità di avere una stampa libera e una stampa indipendente, soprattutto rispetto alle questioni della legalità, rispetto alle questioni della politica che spesso insomma costantemente utilizza l'informazione per continuare a inquinare, diciamo, la democrazia in questa data. E compagni, credo che oggi sia un giorno importante per il mondo del lavoro, per i cittadini, per quei soggetti politici e sindacali che si battono in Italia e in Europa per cambiare le politiche economiche messe in campo dall'Unione e che impediscono a migliaia di europei perfino di immaginare un futuro diverso. Un futuro caratterizzato dal linguaggio anche, che in questo momento contraddistingue il nostro modo di vivere e agire. Precario, straniero, rigore, austerità. Sono termini abusati da chi vuole convincerci che queste sono le uniche scelte possibili per la vita, per salvare la nostra economia, per le imprese e di conseguenza per salvare il lavoro. Le politiche che ci vengono imposte dalla finanza internazionale sono scelte di carattere esclusivo, che mettono gli uni contro gli altri, che tendono ad emarginare gli ultimi, chi è solo, chi è disoccupato, chi non ce la fa a stare in linea con i più forti. Sono scelte che entrano nella testa della gente, che la politica incarna e trasforma in cultura di governo. Ed è proprio al mondo della cultura, del sapere, ai giovani, che la CGIL di Catanzaro decise oggi di parlare. Non solo, siamo qui anche per ascoltare le tante espressioni, di tanti volti che in questo paese troppe volte non hanno avuto voce. Oggi siamo più forti, perché per la prima volta contemporaneamente in 23 dei 27 paesi dell'Unione i lavoratori sono scesi in piazza per chiedere le stesse cose, con le stesse parole d'ordine, lavoro e solidarietà. Inoltre, come accade in Italia, oggi in Spagna, Portogallo e Grecia, oltre alle manifestazioni di piazze territoriali, per l'ennesima volta abbiamo chiesto ai lavoratori di incrociare le braccia, di scioperare. Anche questa volta la CGIL era sola, senza CISL e GUIL. Troppe volte è venuto che altri sindacati confederali abbiano fatto sentire ai lavoratori e ai pensionati, al popolo italiano, la loro assenza, nonostante tutto quello che sta accadendo alle persone che rappresentiamo. E questo avviene a livello nazionale così come nel nostro territorio. Su molti temi, su molte battaglie, spesso siamo costretti a prendere posizioni isolate, sapendo che al di là dell'orgoglio d'appartenenza, alcune nostre azioni diventano meno incisive. A pagare il prezzo, in questi casi, è come al solito la nostra gente. Questo però non giustifica, e non potrà mai giustificare, le azioni di violenza, gli atti vandalici, che sono verificati nella giornata di ieri nella sede romana di Fini e qui. Noi difendiamo la democrazia e il diritto alla rappresentanza dei cittadini. Noi difendiamo il diritto costituzionale dei lavoratori e pensionati ad associarsi liberamente al sindacato, qualsiasi esso sia. Non solo, quando questo diritto viene calpestato da una, non solo lo facciamo quando questo diritto viene calpestato da un'azienda come la Fiat nei confronti degli operai della Fiore, ma anche quando la violenza tenta di scavalcare la normale dialettica democratica. Per questo crediamo che il Parlamento debba porre fine all'ambiguità su cui la politica e le istituzioni, che dovrebbero essere attente alle rappresentanze sociali e sindacali,
se si ha veramente a cuore la democrazia, continuano a marciare. Noi chiediamo una legge sulla rappresentanza, che tutela il diritto dei lavoratori ad associarsi, ma che soprattutto rende efficace, e dal punto di vista normativo, quell'atto associativo. Con una legge del genere, quello che è accaduto negli anni in quasi tutti i settori economici e produttivi di questo Paese, la crisi si è parlata sulla contrattazione, le revisioni profonde delle organizzazioni sindacali sulle quali il governo precedente ha marciato e trovato spazi per annullare il mondo del lavoro, non sarebbe accaduto. Oggi avremo qualche soldo in più nelle tasche e diritti per coloro ai quali sono legati. Ed è per il diritto di vivere in un'Europa diversa, per difendere la democrazia, che scioperiamo oggi e manifestiamo. La democrazia oscurata dalla finanza internazionale che decide, imponendo i governi delle politiche scellerate, decide come bisogna vivere oggi e quale sarà il nostro futuro. Precarietà, insicurezza, divisioni, tagli alla spesa sociale, al welfare, disoccupazione, non sono più un caso. Fanno parte di un'idea che vuole non un'Europa unita, ma divisa tra stati poveri e ricchi, tra classi sociali differenti. Che la politica dell'austerity, del rigore senza crescita, delle mancanze delle prospettive. È la politica che sta conducendo il governo Monti e che noi oggi, come nel decennio passato, vogliamo fortemente contrastare. Una visione della società basata sul contingente, che non guarda la prospettiva e non guarda il futuro. Troppo volte questo governo, nelle varie articolazioni, si è preoccupato dei giovani, per poi mortificarli e indebolirli. Oggi, anche grazie alle politiche di Monti, sono i giovani a preoccuparsi del governo. Sono orgoglioso di aver potuto rappresentare insieme agli altri dirigenti stamattina alla messa terra della CGIL, in una piazza riunita di giovani che spontaneamente hanno deciso di aderire alla manifestazione europea e al nostro sciopero generale. Quei ragazzi possono contribuire a risvegliare nella gente la speranza del cambiamento. E noi abbiamo il dovere di star loro vicino, di non tradire questa speranza, ma di provare ad unire nel rispetto reciproco la lotta del movimento dei lavoratori con la lotta degli studenti. Perché le diversi fronti, che molti vorrebbero vedere distinti e separati, possono abbattere analoghe rivendicazioni che puntano ad ottenere gli stessi risultati. Al governo Monti, che vorrebbe continuare nell'opera di smantellamento del sistema pubblico del welfare, basta ricordare l'ultimo cinquettio del ministro Patroni Griffi, che rende bene molto l'idea su quello che hanno intenzione di fare al pubblico impiego. Rispondiamo chiedendo lavoro, solidarietà, investimenti necessari a far ripartire il paese. E su questo verso basterebbe guardare l'ennesima tragedia, consumatasi in queste ore, che si unisce alle tante altre causate dall'incuria e danni all'ambiente, per indicare un governo lungimirante quali opere occorrono per evitare che certe cose accadano e per creare nuova occupazione. Siamo solidali con le popolazioni colpite, con i lavoratori dell'Enel e con i cittadini che hanno perso la vita in Umbria e in Toscana. La solidarietà in questi casi dovrebbe essere accompagnata da azioni concrete da parte di chi ha la responsabilità politica di guidare il nostro Paese. Il governo Monti, in tal senso, deve scegliere se continuare a finanziare inutili grandi opere oppure l'unica grande opera che serve all'Italia, la salvaguardia dei nostri territori, la messa in sicurezza al fine di prevenire queste tragedie e gli investimenti in questo senso. Invece, un governo praticamente sordo non è riuscito nemmeno a sentire l'eco dei disastri che questa crisi continua a provocare. Non è occultando i problemi, pensando che non esistono, che si fa il bene del nostro Paese e dei suoi cittadini. Non è facendo finta di non sentire la rabbia, la disperazione, il dolore di migliaia di lavoratori, di disoccupati, di cassa integrati, di pensionati che non ce la fanno più a tirare la carretta, che l'Italia e l'Europa usciranno da questa drammatica crisi. È in questa brutta tentazione che, d'altro canto, ricadono le istituzioni locali quando si tratta di tale cassa. A me qui basta ricordare, poi l'afferma Moniti, la segreteria del giornale sarà molto più preciso di me da questo punto di vista, la distrazione della giunta regionale calabrese guidata da Scopelliti su
sulla tassa al diritto allo studio. È intollerabile, lo abbiamo detto nei giorni scorsi appoggiando le proteste degli studenti dell'Università Mengelecce, l'innalzamento di questo ulteriore fardello del 40%. È un peso sulle famiglie, un delitto nei confronti degli studenti, soprattutto quando quelle tasse non sono utilizzate dal governo regionale per offrire servizi di qualità, a partire dal diritto alla mobilità, e siamo impegnati in questi giorni in molti comuni, insieme a tanti movimenti civili che stanno nascendo per rivendicare l'agibilità di questo diritto, dagli alloggi, le mense, solo per citarne alcuni. Non è aumentando le tasse, chiedendo sacrifici a chi ha già dato, e ormai da troppo tempo, che metteremo insieme voci. Non è con le politiche di austerità rivolte solo ad una parte del Paese, quella costretta a scegliere se mandare i figli a scuola, curarsi o provare a sbarcare il lunario, che ne verremo fuori. Non è con le formazioni forbite e contemporaneamente brutali del Ministro del Lavoro Enzo Fornero che i giovani troveranno un futuro dignitoso ed un mondo migliore di quello che in questo momento ci stanno consegnando. Non è con il decreto lavoro che aumenta la precarietà, con la riforma delle pensioni che innalza l'età pensionabile, che costruiremo un paese coeso, sociale, forte ed unito. Non è con le barzellette sui giovani schizzinosi o ciusi, visto che siamo un clima europeo, con il ritornello sulla monotonia del posto fisso che si danno risposte alle migliaia di lavoratori che oggi chiedono soltanto di poter fare il proprio dovere per la propria nazione e per se stessa. Anche in questo caso, nella direzione che la nostra Corte Costituzionale indica nei suoi principi fondamentali. L'articolo 4 della Costituzione dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie responsabilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Io credo che i lavoratori di questo Paese questo articolo ce l'hanno tenendo in mente e chi governa questo Paese tende a dimenticarsene. Questo governo e i suoi ministri non hanno il diritto di giocare sulla pelle della nostra gente, condannando con le scelte scellerate che si stanno tomando intere generazioni alla disperazione. Credo che l'idea peggiore che ha mosso le politiche del governo Monti sia che occuparsi dei giovani significhi occuparli. Provare a convincerli, a convincere l'Italia che è sbagliato immaginare un futuro fatto di stabilità, di crescita culturale e umana. La precarietà non solo è antipatica in sé, ha semplicemente il grande intento di costringere non solo chi la subisce, ma anche chi la determina ad una condizione insicura ed instabile. Più precari siamo noi, più il nostro paese diventa precario. E la scuola probabilmente rappresenta l'esempio più emblematico di quanto sto affermando. Qual è la scuola che si immagina in questo paese? Un luogo dove si investe sulle proprie materie prime per forgiarle, renderle solide, utili ad un progetto di crescita culturale, umana ed economica della società. Un luogo dove produrre, tra virgolette, cittadini liberi, o quella che abbiamo detto. Un sistema scolastico dove perfino l'insegnamento, che ha bisogno di essere curato, coltivato nel tempo, per trasformarsi in opportunità per chi lo riceve, vive i tempi brevi intervallati da diversi prof ad orologeria. Come un'azienda non può vivere a lungo, e lo dimostra la condizione nella quale la crisi ha ridotto le aziende di questo paese e d'Europa, tutte preoccupate di ricorrere il mio costo del lavoro, e non ha lunga vita se non investe sulla formazione dei propri lavoratori, da renderli capaci di creare nuovi prodotti e reggere le sfide del cambiamento del mercato, così la nostra nazione sarà destinata a fallire se non ritorna ad investire seriamente sulla scuola. E così come la scuola ha bisogno di stabilità e di tempi lunghi per costruire una società libera, la nostra battaglia deve avere le stesse caratteristiche per trasformarsi in rivoluzione culturale. Ed è docente, agli studenti, a coloro che si candidano a diventare classe dirigente di questo Paese, a nome della CGIL, per il piccolo ruolo che rappresento, mi permetto di dire, studiate, coltivate la passione, l'ozio, siate edotti, ma soprattutto mettete a disposizione della nostra gente e della politica la vostra cultura, contaminate i lavoratori, i pensionati, i giovani, i precari, gli immigrati, e i cittadini europei con il vostro sapere. E ricevete con vite, perché sarà grazie alle nostre lotte, alle nostre rivendicazioni e alla rinnovata coscienza
e saremo in grado di arrivare sul fine e determinare un futuro all'altezza delle nostre aspettative. Coraggio.